Ad oggi abbiamo fatto circa, abbiamo controllato 28 milioni di persone, circa 3 milioni e 6 sono stati i luoghi pubblici, i ristoranti che sono stati controllati, quindi non è che fino adesso non è stato fatto niente, è stato fatto tanto e ancora di più andrà fatto in questo momento con le forze che abbiamo, anche con il ricorso alla polizia locale e quindi ce la metteremo tutta. C'è anche un po' il tema del senso etico degli italiani, nel senso che non sono soltanto le forze dell'ordine che si devono occupare di controllare i Green Pass, nel senso che gli addetti all'ingresso delle palestre o i camerieri nei ristoranti o i controllori sui treni e sugli autobus, ci sono tante categorie di lavoratori che sono chiamate ad aiutare questo sforzo collettivo, ma soprattutto c'è anche il senso etico, diciamo, di una nazione che si trova alle prese con un'emergenza e con un imprevisto, perché siamo ormai alla quarta ondata di questa pandemia e quindi è richiesto uno sforzo ulteriore, forse c'è una variante che ancora non sappiamo se è più contagiosa, più pericolosa, ma comunque ci pone davanti a una nuova sfida. Ecco, lei questo senso etico degli italiani come lo vede questa prova? No, io dico che gli italiani fino ad ora sono stati la maggior parte rispettosi delle regole, hanno aiutato appunto questo comportamento positivo, ha aiutato anche le forze di polizia, nel senso che sono stati obbedienti e rispettosi delle regole, la maggior parte. Certo è che da parte dei gestori dei locali occorrerebbe una maggiore collaborazione, perché non si può pensare che dietro ognuno di noi ci sia un appartenente alle forze di polizia, perché è ovvio, se dobbiamo parlare di numeri, noi abbiamo delle carenze di organico, ma poi ricordiamoci che gli organici delle forze di polizia sono stati tagliati a un certo punto nel corso degli anni, proprio perché c'era il momento della spending review di risistemare e riorganizzare le forze, però poi oggi, che invece hanno tanti impegni, se fossimo di più certamente sarebbe meglio, però adesso lavoreremo, faremo dei piani, non dimentichiamo che saranno dei controlli a campione, ma certamente cercheremo di sensibilizzare anche i gestori dei locali, delle piscine per esempio, dei bar, perché anche come quando andare a cinema, quando noi andiamo a cinema ci chiedono il biglietto, ce lo controllano, e così dovrà essere fatto anche ora. È ovvio che poi quando noi dovessimo trovare dei ristoratori che hanno fatto entrare senza il controllo di Green Pass, può scattare anche la chiusura del locale, quindi ognuno deve fare la sua parte.